Grazie veramente Eccellenza per questa presenza che ci rende molto vicini a lei, alla sua arcidiocesi, e è l'occasione anche per prenderci davanti a lei l'impegno di voler stare alla testa dei tempi con quella modalità che prima dicevo, e cioè cercando anche nelle nostre parrocchie e nelle nostre istituzioni, perché oltre a Milano c'è anche Sereno e altri ancora dell'Arcidiocesi di Milano, ecco, voler essere la testa dei tempi, cioè sapendo e volendo fare quelle scelte anche eroiche a volte, che non è così facile poter fare giorno per giorno. Grazie Eccellenza della sua presenza. Molto di questo invito, che come è stato detto dentro una serie di incontri e di apprezzamenti per quello che Don Orione è, piccolo Cottolengo, la parrocchia San Benedetto è in Milano e si colloca tra quelle strutture che si fanno carico di situazioni di fragilità, di problematiche assistenziali molto complesse, con quella compenetrazione di scienza e carità che è stato uno dei programmi di Don Orione, che la famiglia di Don Orione continua a perseguire in modo esemplare. Ecco, quindi io esprimo la mia gratitudine per tutto quello che questa istituzione, questa cura alle persone ha rappresentato e rappresenta per Milano e per il territorio. Ecco, io dovrei introdurre un tema che è molto impegnativo, svolgere un titolo come Fragilità e fede, è uno dei questioni centrali, credo, della riflessione teologica e della riflessione antropologica. E quindi io mi azzardo a fornire un piccolo schema per chiarire un po' quale rapporto, ecco, si può immaginare tra la fede e le condizioni di fragilità che sono dentro la storia umana e dentro il nostro contesto. E così, quindi è semplicemente uno schema, un abbozzo di una riflessione che mi interroga molto, che mi accompagna da tanto tempo e che continua a provocarmi di fronte anche a tante domande che il cristianesimo, la Chiesa riceve a partire dalla condizione della fragilità umana. Quindi è un tema tra quelli più importanti, diciamo, della riflessione teologica e tra quelli più che hanno forse anche la risposta meno consensuale. Ecco, perciò mi rendo conto, ecco, della complessità della questione e io l'affronto come sono capace, così, a partire da uno schema, cioè comincerei col dire che questo tema fede è una parola che comprende molte cose, molte forme di fede, e a secondo, credo, della cosa si intende per fede si può illuminare il rapporto con la fragilità. Dunque c'è una fede magica, la chiamerei, cioè quell'atteggiamento che di fronte alla minaccia, di fronte all'enigma, di fronte allo spavento, compie dei gesti nei quali si manifesta una specie di potere che rassicura. La fede magica cerca una formula, un gesto che sia una invocazione o forse anche una forzatura per convincere un qualche potere superiore a scongiurare il pericolo
o ad assicurare il risultato atteso. Nelle condizioni di fragilità mi sembra che sia abituale sviluppare un senso di colpa e cercare una specie di esorcismo per contrastare le conseguenze di una colpa o gli influssi malefici di qualche potenza ostile. Chiaro, la fragilità qui la intendiamo nelle forme più diverse, ma sempre la fede magica reagisce con questa ricerca di una formula per mettersi al riparo dal male, dal maligno, dal maleficio, dalla condizione di pena che è creata dalla fragilità. La fede magica si manifesta in modi molto diversi, anche a secondo delle diverse culture. La fede magica può anche essere oggetto di una specie di disprezzo, di compatimento, come se fosse una manifestazione un po' infantile, no? Del bambino che, spaventato dalla vita, cerca una rassicurazione con qualche gesto, con qualche forma di esorcismo. E quindi gli adulti, le persone intelligenti, le persone ragionevoli disprezzano queste manifestazioni come infantili, oppure come una manifestazione di un pensiero, diciamo così, primitivo, per cui la valutazione di come alcuni popoli africani intendono la presenza degli spiriti e la conseguenza dell'influsso negativo degli spiriti che fa nascere un bambino albino oppure disabile oppure che fa morire, ecco, questa visione della presenza degli spiriti come un influsso negativo, pericoloso, minaccioso sulla vita delle persone, della tribù, della famiglia, è considerata talvolta, insomma, un po' disprezzata come un pensiero che non si è lasciato istruire dalla scienza, non si è lasciato educare dalla ragione. Ecco, quindi la fede magica è considerata infantile o primitiva. Io sarei un po' più cauto e rispettoso, perché il mondo è complicato e l'animo umano ha delle dimensioni che la razionalità non sa esplorare. E questo è confermato dal fatto che anche in società molto evolute e in personalità che per altri aspetti sono molto razionaliste, di fronte alla minaccia, di fronte alla paura, di fronte alla condizione di fragilità, ricorrono frequentemente, a quanto pare, a queste forme di esorcismo, di propiziazione un po' magica del potere superiore, quasi per esorcizzare la minaccia. Non parlo naturalmente di quella forma un po' infantile di chi, dovendo sostenere un esame in università, passa prima ad accendere una candela chiedendo la protezione di chissà chi per il buon esito. Parlo di condizioni molto più serie e molto più complesse in cui si sviluppa una fede magica. E quello che mi impressiona è che Gesù non condanna quella manifestazione che potremmo chiamare di fede magica che incontra. Quando incontra una donna che soffriva di emorragie da molti anni e che la medicina del tempo non riusciva a guarire, questa donna, come si sa,
dice: se io posso toccare almeno il mantello di questo taumaturgo Galileo, sarò guarita. E questa donna tocca il mantello di Gesù, noi potremmo dire è una forma di magia, è una forma di superstizione, è una forma di fede magica, ma viene guarita, e Gesù interpreta questo atto di speranza che in Gesù come una fede che salva. Dunque c'è qualcosa in questo considerare la fragilità come un mistero davanti al quale le competenze e la scienza e i provvedimenti tecnici si rivelano inadeguati, che invoca in qualche modo un intervento salvifico attraverso questo dinamismo della fede magica, che ritiene che un certo gesto può avere un certo effetto, perché implica, convoca, quasi costringe una potenza superiore a intervenire. C'è dunque una fede magica, c'è anche una fede pagana. La fede pagana mi pare che si caratterizza per una idea che il rapporto con Dio si può stabilire come un contratto che in cambio di alcune prestazioni garantisce protezione, garantisce risultati. E secondo questo dinamismo che chiamerei della fede pagana, Dio richiede delle prestazioni che possono essere, che ne so, sacrifici di animali, oppure sacrifici personali, oppure osservanza di leggi e di precetti, oppure l'astensione da cibi, da bevande. Ecco, queste sono prestazioni, quasi una specie di contributo che si dà a Dio, che chissà perché Dio chiede, per essere benevolo, per venire in aiuto alla debolezza umana. Dunque la fede pagana interpreta questa alleanza come un contratto di dare e avere. Le buone opere sono quello che il popolo deve dare, il successo negli affari o nelle guerre o il premio eterno sono quello che Dio è in dovere di procurare come premio per le prestazioni che ha ricevuto. La fede pagana però è, a quanto pare, decisamente contrastata sia dai profeti, sia da Gesù, sia da Paolo nelle sue lettere. Si rimprovera alla fede pagana quell'atteggiamento di chi si sente in credito con Dio a causa delle buone opere compiute o delle leggi osservate. La pratica di questa fede pagana continua, a quanto pare, a essere diffusa in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni cultura, e quindi anche nella nostra pratica cristiana mi pare rimangono tracce di fede pagana, ed è una pratica che si rivela molto pericolosa, perché assume la fragilità degli innocenti e in genere il male come una obiezione contro Dio. Infatti, se una persona fa bene, se una persona non ha fatto niente di male, perché soffre? Perché nasce con delle disabilità? Perché sperimenta la malattia, la sofferenza o la morte prematura? Se c'è questo rapporto di dare e avere con Dio, perché Dio non si sente in debito di proteggere quelli che osservano le sue leggi? E invece muore il giusto con l'ingiusto, come dice il profeta. Dov'è Dio? Perché non ascolta le preghiere e non tiene in conto il bene compiuto? Ecco, l'immagine di Dio che
la fede pagana, questa fede del dare e avere, introduce è quella di un essere ambiguo che compie scelte arbitrarie e insindacabili, che manda il bene e il male a caso. Quindi un Dio un po' da temere, un Dio ingiusto, un Dio che con qualche buona azione si potrebbe, si vorrebbe aver propizio, ma che poi di fatto non garantisce la sua protezione. C'è però anche questo atteggiamento della fede pagana e molte provocazioni che nascono dalla fragilità sono esattamente vissute con questa logica del dire: ma se non ho fatto niente di male, perché devo soffrire? Perché devo essere in queste condizioni di fragilità o avere in casa una persona disabile o malata e cose di questo genere? E io vorrei invece descrivere la fede cristiana, questa attitudine un po' diffusa che l'animo umano condivide a fidarsi, a immaginare un essere superiore per spiegare il mondo, la storia, il destino e l'esito delle vicende delle persone, questo atteggiamento, diciamo, genericamente religioso, è stato evangelizzato da Gesù. In molte parole, in molte occasioni, Gesù ha invitato a credere in Lui e ha assicurato che la fede in Lui introduce nella vera vita, nella vita eterna. La fede cristiana è l'atteggiamento delle persone, dunque, che non è ispirato dalle sue paure, come una fede magica, né motivata da quella presunzione di dare per avere, come pensa la fede pagana, ma è piuttosto fiducioso nelle promesse di Dio. Si potrebbe dire che la fede cristiana è dono di Dio, è opera di Dio, cioè non viene dalla fragilità umana che si immagina un Dio da rendere propizio o un Dio da placare, ma viene da Dio la fede. E questo lo dice anche Giovanni, dice: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. La fede cristiana dunque è data come una grazia che consente di entrare in relazione con Dio Padre, con l'atteggiamento del Figlio Gesù. Potremmo dire che è l'atteggiamento di Gesù verso il Padre che diventa il paradigma della fede cristiana. Quindi il rapporto che è fatto di confidenza, di obbedienza, non è solo una convinzione, ma è una relazione personale, che è la grazia di rimanere in Gesù. In questa relazione personale, che si chiama fede, la condizione concreta dell'uomo trova la sua salvezza, che viene chiamata anche vita eterna, che viene chiamata anche partecipazione alla vita di Dio, che viene chiamata anche vita del Figlio di Dio, come Gesù, che viene chiamata anche dimora dello Spirito Santo, che viene chiamata anche compimento della volontà di Dio. Cioè la salvezza, assicurata dalla fede cristiana, ha tutti questi nomi. E questi nomi li ho elencati, forse non sono neanche esaurienti in questo elenco, però per dire che ciascuna di queste espressioni fa parte di un mondo, di un sistema, di un ambito di pensiero, e isolare qualcuna di queste espressioni dal contesto complessivo della rivelazione cristiana è molto pericoloso, perché rischia di distorcere una delle parole tipicamente cristiane per farle dire qualcosa di non cristiano. In particolare mi riferisco al dire la salvezza è vita eterna. Questa parola, astratta dal contesto evangelico, è stata
diciamo, rovinata, è stata distorta a significare una vita contrapposta alla vita terrena, quindi la vita eterna è diverso, è l'altro rispetto alla vita terrena. E così si è fatta questa idea che è la vita che viene dopo la morte, e così si è fatta l'idea di un qualcosa di impalpabile, di incomprensibile, di inimmaginabile, sul quale uno riversa le sue aspettative oppure il suo scetticismo. La vita eterna cos'è? Ecco perché è stata sottratta al mondo, al contesto della rivelazione di Gesù, perché Gesù non ha mai detto la vita eterna è quella che viene dopo, ma la vita eterna è la relazione con Lui, che quindi viene prima e viene anche dopo, che è la relazione che si stabilisce con Gesù. Quindi noi riceviamo la vita eterna, chi crede in me ha la vita eterna, e questa vita è, non è la vita che non finisce mai, ma è la vita di Dio. Quindi interpretare vita eterna semplicemente dicendo, beh, eterna vuol dire che non è temporanea, è una riduzione incomprensibile che mistifica la rivelazione di Gesù e induce ad enigmi insolubili. Così è successo all'altra espressione molto più pertinente a questo tema della fragilità, che è volontà di Dio. Anche questa volontà di Dio è stata fraintesa perché è estratta, separata dal contesto evangelico, e perciò volontà di Dio è stata ridotta a rappresentare una specie di arbitrio che la sapienza o l'insipienza popolare ha espresso nel proverbio: non si muove foglia che Dio non voglia. E perciò si dice che Dio vuole tutto quello che capita, e perciò se nasce un bambino disabile bisogna accettare la volontà di Dio, e perciò se un incidente rovina una vita o fa morire un giovane si dice è la volontà di Dio, che evidentemente è una cosa del tutto estranea, del tutto incomprensibile, addirittura blasfema rispetto alla rivelazione che Gesù ha fatto di Dio. E quindi però, e questo era soltanto per dire come, prendendo le parole e interpretandole secondo il pregiudizio corrente, noi rischiamo di immaginare di essere dei cristiani devoti mentre invece siamo degli incompetenti che bestemmiano Dio, perché dicono che Dio vuole il male se mi capita una disgrazia, cosa che Dio, il Dio di Gesù Cristo almeno non vuole. Magari il Dio pagano manda qualche saetta così un po' a caso, ma non il Dio di Gesù Cristo. Allora questo tema della fede, secondo me, deve essere rigorosamente mantenuto dentro il contesto della rivelazione cristiana. E allora mi permetto di concludere considerando come dentro questo contesto si interpreta la fragilità e in generale la sofferenza innocente. Dunque, la fragilità viene interpretata o viene affrontata come una situazione enigmatica anche per il cristiano, perché il cristiano esclude che si possa attribuire a Dio l'origine del male, perché Dio ha fatto bene ogni cosa, e ancora il cristiano esclude che si possa semplicemente attribuire tutta la responsabilità del male alla libertà umana, perché l'uomo è troppo piccolo per aver causato un tale dolore, una tale sofferenza. E poi il rapporto tra il male concreto e l'ipotetico responsabilità umana non è assolutamente comprensibile. Perciò io ho l'impressione che la rivelazione di Gesù non spiega in modo sistematico l'origine del male, della condizione penosa dell'umanità e della fragilità.
E infatti Gesù, provocato su questo tema, risponde contestando la domanda, perché ricordate l'episodio dell'uomo nato cieco e che mendica per le strade della città, e allora i suoi discepoli, appunto, che vengono da una mentalità che dice se uno sta male sarà perché è stato castigato, deve aver commesso qualcosa, e quindi i discepoli chiedono a Gesù: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Quindi diciamo il pregiudizio spontaneo dei discepoli cerca, di fronte a una condizione di fragilità, di chi è la colpa. E la cosa che mi ha sempre colpito è che Gesù risponde a questa domanda dicendo che la colpa non è di nessuno, o almeno nessuno di questi eventuali colpevoli che dicono, perché Gesù risponde: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché siano manifestate le opere di Dio. Allora a me sembra che Gesù invita a considerare la fragilità, il male, la sofferenza innocente, tutto quello che dobbiamo attraversare nella nostra condizione di uomini, non per domandare di chi è la colpa, non per chiederci da dove viene, non per dire perché Dio non ha guarito, non ha fatto, non ha evitato questo male. Questa è una domanda che, almeno per quello che capisco io della rivelazione cristiana, non ha risposta. Invece Gesù dice che bisogna interpretare questa condizione come una possibilità, come il luogo in cui Dio interviene. Dio non interviene causando il male, ma interviene rendendo una possibilità di bene anche la condizione di male, di fragilità. In questo senso può essere complessa ed enigmatica, ma per me è molto illuminante la parola di Paolo nella lettera ai Romani, in cui dice: noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Che cosa significa che tutto concorre al bene? Ecco, questa è la posizione cristiana, cioè che non si chiede perché c'è il male, perché l'innocente soffre, ma si dice si chiede come questo male può concorrere al bene. E quindi mi pare che se noi dovessimo porre la domanda: che cosa fa Dio per i fragili? Come Dio si prende cura dei poveri e degli infelici? Che cosa vuole da me che sono fragile il Signore? E che cosa vuole Dio? Non è una questione che non si sa, una risposta, una domanda che ci mette in imbarazzo, perché Dio si sa bene che cosa vuole. E sì, l'espressione si trova un'espressione sintetica in San Paolo, quando dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Quindi la volontà di Dio non è un enigma di cui essere timorosi per dire: forse mi manderà il bene o forse mi manderà il male, forse mi darà un figlio sano o forse un figlio disabile. No, la volontà di Dio è molto evidente nella rivelazione di Gesù. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E questa parola salvezza, come ho cercato di dire prima, non è facile da descrivere, perciò è meglio
comprenderla con una molteplicità di espressioni. Comunque Dio vuole questo. E quindi che cosa vuol dire essere salvati? Cosa vuol dire essere tempio dello Spirito Santo? Cosa vuol dire avere la vita eterna? Cosa vuol dire vivere come Gesù, figlio di Dio? E noi lo sappiamo anche questo. Cioè Dio vuole solo che noi siamo salvati, e la via della salvezza è quella di Gesù, e Gesù ha descritto la sua via dicendo: voi amatevi come io vi ho amato. Il modo di vivere del figlio di Dio è di vivere questa forma della vita come dono fino al sacrificio, come dono anche per chi fa del male, e cioè l'amore di Cristo, ecco, non un qualche sentimento un po' intenerito, ma la dedizione che fa della vita un dono. Questo è, mi pare, quello che Dio vuole, quello che, il modo con cui la salvezza viene operata. E perciò a me sembra che si possa rispondere, che la fede cristiana risponde alla domanda sulla fragilità e sul suo significato dicendo: questo, anche questo coopera al bene di coloro che amano Dio, perché anche in questa situazione lo Spirito Santo rende possibile vivere come figlio di Dio, rende possibile amare come Gesù ha amato, rende possibile partecipare della vita eterna, e così per tutti gli altri termini che possono dare un contenuto, almeno una immaginazione alla parola salvezza. Ecco, perciò io credo che, almeno secondo questa mia lettura del rapporto tra fede e fragilità, propongo, e mi pare di dare così eco alla parola di Dio e alla rivelazione cristiana, propongo di interpretare la fragilità come il contesto in cui è possibile che una persona partecipi alla vita di Dio, ami e sia amata, viva da figlio di Dio, e quindi una condizione che diventa una possibilità per accogliere quel dono dello Spirito Santo che rende capaci di amare. E quindi a me sembra che si possa anche dire che la visione cristiana, la fede cristiana di fronte a questa situazione della fragilità, come a ogni situazione, è che l'uomo è libero, e questa libertà può compiersi nell'amore. Quindi che il condizionamento delle condizioni di fragilità o di sofferenza non toglie all'uomo di essere libero e di essere capace di vivere da figlio di Dio per grazia di Dio. E quindi, riassumendo un po' questa visione cristiana della vita, io direi che si può esprimerla così: che ogni situazione è un'occasione, ogni situazione in cui la vita umana ci porta, che sia nella salute o nella malattia, nella felicità o nella tristezza, nella ricchezza o nella povertà, questa situazione è occasione, non nel senso commerciale del termine, ma nel senso di una libertà che può decidersi per accogliere il dono dello Spirito. Così mi sembra di poter concludere questo mio contributo.